Bentornati a un nuovo video di unboxing di Akiba Gamers. Oggi siamo in compagnia della Fall of Man Premium Edition di Shin Megami Tensei 5, ultima iterazione della longeva saga sviluppata da Atlus. Il titolo è stato annunciato nel lontano 2017 con un teaser trailer durante la presentazione proprio della console Nintendo Switch. Difatti è un'esclusiva. Ma non indugiamo oltre e andiamo a spacchettare a vedere cosa c'è all'interno di questa Fall of Man Premium Edition. Ed eccoci con la Fall of Man Premium Edition di Shin Megami Tensei 5. Allora, possiamo ammirare lo splendido artwork sul fronte. Poi sul retro troviamo i contenuti, ma li andiamo a vedere nello specifico e nel dettaglio dal vivo, cioè ve li faccio vedere. La Limited va in altezza, un po' come le altre della Atlus, tipo quelle dei Persona 5 e 5 Royal. Sul fronte ritroviamo la sagoma del protagonista, come si è vista anche nei trailer, quindi diciamo una forma umana normale, mentre la Limited poi va coricata e messa a dormire. Buonanotte. E va aperta come uno scrigno. All'interno non abbiamo nessuna stampa, quindi proprio cartone vuoto, semplice. Il primo contenuto, però, è anche uno dei più cicciosi, chiamiamolo così, diciamo così, che è una sling bag di Shin Megami Tensei 5, ovviamente. Sling bag, cioè, vuol dire che è una borsa a tracolla, quindi ha un solo... Si tratta di una sling bag, quindi ha solamente una cinghia, come potremmo definirla una tracolla a tutti gli effetti, non un marsupio, una tracolla, perché si mette in obliquo davanti e dietro. La qualità non è delle migliori, questa qui è un po' rovinata, qualche danno sulla stampa c'è un piccolo Jack Frost nell'angolino, ovviamente, e all'interno vediamo se ci sono scompartimenti segreti. No, praticamente è semplicissimo, una sola tasca interna, carta per fare volume, mentre abbiamo un'altra piccola tasca, vedo, nella parte, diciamo, posteriore, qui dietro. Secondo contenuto è questa custodia, al cui interno troviamo due dischi con la colonna sonora. Un disco dedicato alla colonna sonora dei precedenti Shin Megami Tensei, con una selezione di brani. Sempre sulla copertina l'artwork del protagonista che abbiamo visto sul lato della sleeve, sulla parte posteriore ovviamente la lista delle tracce, e poi all'interno ovviamente i due dischi. Né più né meno. Semplice, pulito, veloce. Il terzo contenuto, e non siamo ancora arrivati al gioco, è il Forbidden Book of Demons. È la seconda volta in tutta la mia vita che troviamo in una limited l'artbook o il libro o diciamo qualcosa da sfogliare in celofanato. Lo apriremo e vediamo un po' cosa c'è all'interno. Anche qui notiamo alcuni difetti di fabbrica. All'interno troviamo tutti e 200 e passa i demoni presenti in Shin Megami Tensei 5 con nome, artwork e descrizione. E se posso dirvi una cosa, la campagna marketing di Shin Megami Tensei 5 è stata una vera porcata, presentando ogni santo giorno dei trailer per ogni singolo demone. Non c'è niente di diciamo particolare, non c'è niente di artwork dedicato ai personaggi, soltanto ai demoni, effettivamente il libro dei demoni. Non è servito a niente in cellofanarlo, tant'è vero che noi è arrivato già rovinato. Complimenti. Sicuramente questa limited incomincia un po' a essere, non lo so, non il massimo. Non all'altezza per il gioco di cui stiamo parlando. Quarto contenuto è la steelbook. Oh, qui incominciamo a ragionare. Presenta questo bellissimo artwork che è riportato anche sulla sleeve.
quindi tornate indietro nel video e andate a rivedere la sleeve. Bellissimo, con il protagonista è una piccola selezione dei demoni, mentre all'interno abbiamo due artwork, uno dedicato al protagonista e l'altro dedicato al protagonista. Nelle sue due versioni, quella normale e quella, diciamo, trasformata, chiamiamola così. Ovviamente al lato c'è anche il logo di Shin Megami Tensei, c'è cioè proprio il... qui. Bella, molto bella, mi piace un sacco la steelbook, riconosco che è veramente bella. Ultimo contenuto è ovviamente il gioco in formato europeo, senza loghi, senza niente, liscio, pulito così com'è, né più né meno, gioco semplice, senza contenuti digitali da scaricare, se non che, giusto dirvelo, il doppiaggio giapponese non è contenuto su cartuccia, quindi dovrete scaricarlo dai shop come contenuto gratuito, quindi state tranquilli che non dovete pagare ulteriori soldini a Nintendo. Fine. Non c'è più niente. Il prezzo di questa limited, il prezzo di questa limited. Fammela chiudere. Perfetto. Il prezzo di questa limited è di ben 100 euro. Ora, le altre volte ho detto, qualche soldino in più per avere dei contenuti, sì, posso dirvi qualche soldino in più, circa 40 euro per avere questi contenuti, di norma vi direi va anche bene, più o meno. Ma vista la qualità dei contenuti, no. Sinceramente no. Abbiamo visto il libro dei demoni danneggiato nonostante fosse incelofanato, la qualità della borsa che riporta già dei danni proprio sulle stampe e ovviamente la qualità non è il massimo. Sinceramente 40 euro in più rispetto al gioco liscio sinceramente non li vale, a mio modesto parere. Se poi siete fan di Shin Megami Tensei della saga, è giusto, avete fatto bene a comprarla perché siete fan. Però se qualcuno che si sta avvicinando per la prima volta al brand, nonostante siano usciti Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers, che poi se vado a dire Persona 5 mentre parlo di Shin Megami Tensei 5 la gente si incazza, non compratela, comprate il gioco liscio. Compratevi Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD, compratevi questo liscio, ma la limited lasciatela ai fan, ve lo dico proprio onestamente. Detto ciò, vi rimandiamo al prossimo video di Akiva Gamers, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nostri video e di seguirci sui nostri canali social, ma non per ultimo, ma non per importanza, ma comunque quello che voglio dire è continuate a visitare il nostro sito akibagamers.it, dal vostro bus o fra, quel che si voglia dire, si dice ciao! Vabbè, non è che deve succedere per forza qualcosa, cioè magari cade il gatto, non lo so, crolla il soffitto. Siamo qui, guardate i nostri video precedenti, quelli che stanno qua. Meglio vedere i nostri video piuttosto che i poop del collegio.